in via Teulada. La Rai, via Teulada degli anni 60, somigliava un po' a Hollywood. Somigliava a Hollywood perché tutto si faceva in studio. C'era lo studio system, il famoso studio system americano, c'era un po' anche in televisione. C'erano squadre fisse di tecnici, di registi, di sceneggiatori e anche di attori, una specie di compagnia di attori che facevano un po' tutte le parti. Pensate che, e qui si poteva ricostruire, si ricostruiva tutto in studio, in interni, come si faceva del resto anche a Hollywood. Si faceva l'Inghilterra dell'Ottocento, si faceva la Russia dell'Ottocento e si faceva naturalmente l'America, anche l'America si faceva, reggendo il confronto con gli originali americani. Il più grande eroe dei polizieschi italiani era un eroe americano, era il tenente Ezechiele Sheridan della squadra omicidi di Los Angeles, che era un po', che era Ubaldo Lai e che era un po' modellato su Bogart, aveva un impermeabile alla Bogart, faceva anche dei gesti alla Bogart quando si passava il pollice sulle labbra. E adesso vedremo Sheridan, stavo per dire, vedremo Bogart, alle prese con un caso di una donna condannata a morte alla camera gas. E questa donna chi è? Elia Zoppelli. Quella che faceva quei caroselli, te li ricordi, quei caroselli del gelato? Ma adesso dobbiamo presentare l'ospite che abbiamo al telefono che è il più americano degli ospiti, che non è venuto a Romanzo Popolare, il più americano perché è Warner Bentivegna, perché è il nome più americano di tutti, Warner come la Warner Bros. Perché si chiama così? Buonasera Bentivegna innanzitutto. Buonasera, semplicissimo, perché i miei genitori andarono al cinema, videro questo Warner campeggiare sullo schermo, se ne innamorarono e vollero darmi questo nome, anche benaugurante, perché nelle loro intenzioni chissà perché c'era quello di avere un figlio attore, quindi non gli parve vero di mettermi il Warner della Warner Brothers a un figlio che speravano diventasse attore. E quindi lei è perfetto in questa nostra puntata americana. Se ci fermiamo qui è stata una cosa perfetta. E beh, faremo poi un secondo capitolo dopo Sheridan, ma facendo un piccolo sillabario di Via Teulada, perché questo programma si chiama L'America in Via Teulada. Allora, De Fornari fa l'America, io faccio Via Teulada. Un piccolo sillabario, A come America. Cominciamo da qui, per Bentivegna. Devo dire qualcosa che comincia per A? Un ricordo sull'America. Ah, sull'America, sì. Che comincia per A. Sì. Ma sull'America... No, l'America è là, quindi poi l'America... No, non è l'America di Via Teulada. L'America per lei, l'America degli anni 60, l'America di Via Teulada 66, ah, Via Teulada chiaro... 62 sì. Come l'anno della tragedia americana. Ecco, allora diciamo che là più noto nel mio cervello era l'Ampex. Che cos'è l'Ampex? Cos'è l'Ampex? L'Ampex è quel nastro costruito da questa ditta... che si chiamava Ampex, come le gomme Pirelli, sul quale andava la voce e l'immagine del registrato, via l'Ampex. Ecco, quello che voi avete nei vostri magazzini di materiale registrato è tutto registrato su questo Ampex. E quindi via Ampex, via al tenente Sheridan, a Ubaldo Lai. Ci risentiamo tra poco, Bentivegna. Ci deve essere qualche cosa che può salvarmi. Trovatela, tenente, trovatela. E fate parlare Andreas, quel miserabile, quel maledetto. Andreas. Ecco il fascicolo del caso Morgan, tenente. C'è tutto. Notizie di Andreas Jordan? Oggi non è andata alla drogheria, ha telefonato che stava poco bene. Ma a casa non lo abbiamo trovato. Ho già detto alla centrale di trasmettere un comunicato alle radiopattuglie. Se alle 7 non si hanno notizie, bisogna diramare un appello da tutte le stazioni radio e televisive. Senti, non ci sono per nessuno, tranne che per il capo, naturalmente. Tenente, credete davvero che ci possono essere ancora dei dubbi? Intendo dire, pensate... che la Morgan sia innocente. Steve, qui non si tratta di credere o meno. C'è un essere umano che sta per morire nella camera a gas. Se avessimo sbagliato... Ma noi... A cosa serve ripetere che noi abbiamo fatto tutto il nostro dovere? Andiamo. Un processo indiziario, anche se pieno di elementi sfavorevoli come quello di Sarah Morgan. Lascia sempre la bocca amara, Steve. Cervello pieno di dubbi. Mancano ancora 16 ore all'esecuzione, ma è una notte disperata per chi aspetta, Steve. Io ho deciso. Rimarrò qui e rivedrò punto per punto tutto il caso Morgan.
Tenete, appena peschiamo quel Jordan, ve lo comunicherò. Sì, grazie. Bentivegna, riprendiamo il nostro sillabario di Via Teulada con U come Ubaldo. Ubaldo Lai. Questo in Via Teulada si urlava e curlo pochi secondi prima che si andasse in onda in diretta. C'era un'abitudine, quella di urlare una certa parola che cominciava per M. Sospettavo. E questo serviva come portafortuna. Non si fa più. Ma adesso le dirette non ci sono più, per cui sarebbe assurdo che ogni 30 secondi tanto si fa ormai, si urlasse questa parola. Già ci siamo come qualità, se si aggiungesse questo sarebbe un disastro. Com'è amaro. Vabbè che lei ci parla dal Teatro Greco di Siracusa, dove fa delle cose molto più nobili, però insomma... No, ma io non parlavo adesso dei vostri programmi, io parlavo della prosa, della televisione, ma siccome ne facciamo parte... Allora, grazie, passiamo al prossimo pezzo, sì. Ascolti bene quello che dice De Fornari sulla prossima. Dice delle cose fondamentali, dirò, perché parlerò di Abramo Lincoln, perché la televisione degli anni 60 non temeva di confrontarsi con la grande storia americana anche. C'era stato il delitto, la morte di Kennedy, l'assassinio di Kennedy nel 63, e passati solo 4 anni, cosa fa la RAI? Fa la morte dell'assassinio di Lincoln, che si chiama appunto cronaca di un delitto politico, perché è un delitto a sfondo politico, cioè viene ucciso il Presidente degli Stati Uniti, e questo assassinio di Lincoln, che è avvenuto 100 anni fa rispetto allora, cioè nel 65, 1865, presenta delle analogie inquietanti con l'assassinio di Kennedy, al punto che non si capisce chi ha armato la mano dell'assassino, se era un gruppo di sudisti fanatici o se era una cricca di politicanti vicini all'attuale vicepresidente e quindi poi presidente degli Stati Uniti, Johnson, Andrew Johnson, che era un uomo di dubbia reputazione, si è comportato in modo molto sospetto e che poi è stato destituito, si è dovuto destituire. E quindi si è dovuto dimettere. E quindi abbiamo questo giallo politico in 3 puntate che era anche abbastanza appassionante. E quindi anche c'è tutto il problema poi della schiavitù, di questi schiavi neri liberati, che vedremo, è stato un bene per loro essere liberati, ma quale sarebbe stato il loro destino? Il mio professore di storia americana, che era Raimondo Luraghi, che mi fa piacere di citare, diceva che gli schiavi del sud erano meno sfruttati degli operai del nord. Era una specie di paradosso, ma credo che ci fosse molta verità in questo. Ora ci guardiamo questo brano, che è recitato abbastanza male, noterete tutti, però il dialogo è di grande interesse per capire qualcosa sull'America del passato e anche del presente. Vale! Devo parlare col presidente, mi prego! Sono io il presidente. Che succede? Ci è sgusciata dalle mani, signore, mi dispiace. Non so come sia riuscito. Ho fatto 20.000 impegni per venire fin qui. Prego! Si alzi! Ho tutto il tempo per ascoltarla, se la sua storia sarà molto breve. Allora? Sono Nancy Bushward. Ho sposato Tom Bushward e abbiamo 3 figli, signore. 2 gemelli di 1 anno e mezzo. Eravamo schiavi a Richmond, in una piantagione di tabacco. Eravamo schiavi dei signori Howard. La signora era molto buona. Ci trattava bene, è vero. Poi ci hanno detto che eravamo liberi. E così, senza offendere nessuno, ma non abbiamo più avuto da mangiare. E così siamo venuti a Washington e Tommy è andato a combattere nell'esercito. Ma nell'esercito sono più di 3 mesi che non gli danno la paga. Purtroppo, Nancy, tutte le paghe sono arretrate. Ma questo non vuol dire... Ma noi moriamo di fame, signore.
ho cercato lavoro, ma tutta la città è piena di negri che cercano lavoro. Ho tentato di farmi riprendere come schiava. Senta, allora, torniamo a Via Teulada. Via Teulada, l'alfabeto di Via Teulada. P, facciamo P come passi, parola... P come passi. Cos'è era, il passi, diciamolo? È quello... Era il famoso pass in Via Teulada, per dire, era un fogliettino piccolo piccolo, poco più grande di un biglietto del tram, che veniva dato agli attori impegnati per un certo periodo e che presentavano al portiere, ma era una pura formalità, perché devo dire che allora non c'erano i pericoli di oggi e si passava abbastanza facilmente. Pare addirittura che ci fossero delle persone che alla mensa di Via Teulada, dei passanti che entravano, siccome costava meno, entravano a Via Teulada, andavano a mangiare e poi riuscivano liberamente, quando il passi ancora non era così. Pare di sì, tant'è vero che si facevano delle commedie in abiti borghesi, anche malconciati, come da noi qua Siracusa, e quindi così venivano presi per dei commedianti, per delle persone truccate che partecipassero a qualche trasmissione. Comunque diciamo che c'era un via vai di gente che entrava e usciva senza pericoli di oggi. Lei alla mensa ci mangiava, la mensa di Via Teulada? Spessissimo. E ci mangiava bene? Perché... Benissimo. Benissimo. Devo dire che era un ristorante, forse quello che sta a fianco adesso alla RAI, se non mi ricordo come si chiama, molto noto, che faceva servizio lì. Il catering, quello che ora poi si chiama. Poi le dirò di più che in quel ristorante sono avvenute delle trasmissioni in presa diretta, addirittura ci fu una con Salerno, i figli di Medea, mi pare. Ah, i famosi figli certo, di Medea. Con Salerno, mi ricordo che c'è. Con Salerno, che fu girata proprio in presa diretta al bar della televisione di Via Teulada. Anche perché doveva dare l'impressione di una cosa reale, quindi. Esatto. Passiamo la parola a figli di Medea, i figli di Medea, i figli di Medea di Maiano, regia di Maiano. Esatto. E anche una tragedia americana che vedremo adesso, regia del grande Maiano. Maiano. Aleggia la presenza di Maiano su questo studio da diversi mesi. Ha fatto talmente tanto. Tanto, e ha fatto talmente bene, insomma, sì. Che gli siamo tutti grati. Spero anche lei, Bentivegna, che ha fatto questa tragedia. Questa tragedia americana, il grande romanzo naturalista americano sul sogno americano. Il sogno americano, l'America come terra delle opportunità, dove chiunque può diventare qualcuno. Anche il giovane Clyde Griffiths, cioè Bentivegna, giovane povero che si innamora di una ragazza ricca e bellissima, che era Virna Lisi, e per sposarla uccide la sua fidanzata incinta, che era Giuliana Loiodice. La sua sola colpa è di aver sognato il sogno di tutti, cioè il sogno americano, però per realizzarlo è passato da una scorciatoia proibita il delitto, e quindi viene processato, condannato e poi è giustiziato. E vedremo adesso due brevi brani del processo, dove il procuratore è Alberto Lupo, un Alberto Lupo severissimo. Poi il processo è il grande luogo del cinema americano, quindi fa sempre piacere vedere una scena di un processo americano, perché riescono sempre bene, anche fatte in Italia. Questo dimostra la grandezza della RAI degli anni 60. Voi siete la società, voi siete il popolo, e il popolo dello Stato di New York accusa Clyde Griffiths di omicidio di primo grado. Il popolo lo accusa di avere con volontà, con crudeltà, malizia e inganno assassinato Roberta Alden, cercando poi di nasconderne il cadavere agli occhi del mondo e alla giustizia del mondo. Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, con Paolo Stoppa. Di nuovo il sogno americano nelle sue zone d'ombra. Chi meglio del commesso viaggiatore per rappresentare proprio l'iniziativa privata in tutto il suo eroismo, in tutta la sua grandezza, ma anche in tutta la sua precarietà, in tutta la sua miseria, perché un mestiere come il commesso viaggiatore, che esiste ancora adesso, che è appeso a un sorriso, al lucido di scarpe, dice Arthur Miller. E in questa è la storia di un commesso viaggiatore che non ce la fa nella vita, che non ce la fa e che quindi... decide di suicidarsi, decide di togliersi la vita. Perché? Perché in questo modo la moglie può riscuotere il premio dell'assicurazione sulla vita e riuscire a sopravvivere lei. Quindi una storia tragica portata
in scena, portata in televisione da Paolo Stoppa, che già l'aveva portata in scena con Visconti in un'edizione memorabile per chi l'ha vista nel 1951. Morelli Stoppa. Auer, per mantenere me e mia moglie mi bastano $40 alla settimana. Ma figlio mio, dove ti metto? Ma scusa, io credo che le prove della mia capacità professionale le ho date. Sì, 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 ma questa è un'organizzazione seria, dove se uno si prende una responsabilità bisogna che la mantenga. Ma allora mi permetti di raccontarti una storia, Auer? Quando si scherza, ma gli affari sono affari. Sì, signore, l'abbiamo capito, gli affari sono affari, ma tu mi devi stare a sentire. Quando io ho cominciato questo mestiere, ero un ragazzo, avevo 18, 19 anni, non sapevo nemmeno che avvenire poteva avere. Figurati che a quei tempi pensavo di andarmene in Alaska. Allora saltavano fuori 3 o 4 filoni d'oro al mese in Alaska. Già. Mio padre ha passato metà della sua vita in Alaska. Aveva l'avventura nelle vene. Io e mio fratello Beniamino pensammo ad andare a trovare il nostro padre in Alaska. Tutto pronto per la partenza. Tutto pronto. Quando io incontro un tale rappresentante della Parker, un certo Aristide Singleton. Questo tale aveva 88 anni. Ed era stato rappresentante in 32 stati. Questo vecchio Matusalemme, dove arrivava, si piazzava in camera sua, vicino al telefono, si infilava le pantofole di velluto verde, quelle non me le scorderò finché campo, e chiamava i clienti, così senza spostarsi di un millimetro, alla bella età di 88 anni, si guadagnava la vita. Quando ho visto questo io sono rimasto, mi ho detto, ma questo è il mestiere ideale. Ma che c'è di meglio che andasse a una sparsa per 20-30 città? Ho 88 anni, riverito, rispettato, ossequiato, aiutato da una massa di gente e senza dover far altro che telefonare. Ma lo sai tu che quando morì e fece proprio la morte del commesso viaggiatore, nelle sue pantofole di velluto verde, nel vagon restaurant dell'Espresso di Boston. Quando morì, ai suoi funerali vennero a migliaia, e clienti e colleghi, perché allora la gente era considerata, Howard. C'era il rispetto, c'era la solidarietà, c'era la gratitudine. Al giorno d'oggi, tutto arido. Senza anima. L'amicizia non ha più nessun valore. La considerazione. L'America in Via Teulada, i grandi attori in Via Teulada, i grandi attori in televisione. Lei avrà sentito Stoppa, Warner Bentivegna al telefono con noi dal Teatro Greco di Siracusa, i grandi attori, i grandi professionisti, grandi personalità, grandi litigi. Quindi tornando al nostro alfabeto, alfabeto di Via Teulada, L come litigio, come liti, o G come grandi liti. Ma sinceramente io a queste liti alle quali lei accenna non ho mai assistito, perché proprio perché c'erano grandi attori c'era grande professionismo e di conseguenza il professionismo esclude queste isterie. Poi il tempo non era così infinito che permettesse di perderlo. Io ho visto passare veramente i più grandi attori, da, che le posso dire, Carraro, Santuccio, Salerno, tanto per nominarne qualcuno, Lilla Brignone, Sara Ferrati, Rina Morelli, Paolo Stoppa che avete appena trasmesso. No, tutto è stato sempre molto sereno, è stato sempre molto, molto professionale. Io sono contro a questo dire genio e sregolatezza. Non è vero, si può essere di genio senza la sregolatezza, anzi, più si è sregolati meno si è di genio. Io è una, la lettera L come litigio la escluderei completamente. Va bene, la togliamo dal nostro e passiamo la parola a De Fornari. E passiamo ai killer, La RAI Via Teulada sfida Hollywood sul suo territorio più prezioso, più suo, più difficile. Il cinema di gangster, il cinema nero. I killer è uno dei 49 racconti di Hemingway,
una storia secca, laconica, che in televisione viene dilatata poi, è la storia di due gangster che entrano in un bar, terrorizzano gli avventori perché devono uccidere un certo svedese. Questo svedese se ne sta nella sua stanza e aspetta la morte, li aspetta e non si capisce perché si è rassegnato a morire. Questo è il mistero che rimane poi, che non viene sciolto nel racconto, è il bello di questo laconico racconto. In questo caso la sfida di Via Teulada con Hollywood, va detto, è una sfida perduta, perché era troppo difficile rivaleggiare con le versioni americane nelle quali c'era stato Burt Lancaster, Ava Gardner, c'era stato John Cassavetes, qui non siamo alla stessa altezza. Comunque, riconoscerete Vittorio Mezzogiorno nella parte di uno dei due killer. Ma dove credete di essere? Tu credi veramente che non lo sappiamo, ad esempio, eh? Abbiamo la faccia da fessi? Parli davvero come un fesso. C'è bisogno di mettersi a discutere con questi bambocci. Su, chiama subito il negro. Ma cosa gli volete fare? Ma niente. Adopera il cranio, ragazzo. Cosa vuoi che facciamo a un negro? Sam! Sam! Senti! C'è? Bravo, negro. Tu stai lì dove sei. Fai come ti dice. Io vado di là in cucina con il negro e questo ragazzo sveglio. Warner Bentivegna, il divo della nostra sigla, della sigla di Romanzo Popolare, altro programma. Via Teulada 66, l'America in Via Teulada, la lettera del nostro alfabeto, questa volta la L, come la prima volta di Bentivegna a Via Teulada. Perché lei non fece solo la tragedia americana, non fu soltanto un divo. No, io... La prima volta. Credo che feci una commedia, ma non ricordo bene quale... Ah, sì, ecco, adesso ricordo molto bene. La prima volta che entrai in Via Teulada, entrai perché mi volle Andreina Pagnani mi vide... La signora Maigret. No, io feci... lei era la signora Maigret. Era la signora Maigret, però era una grande attrice di teatro, no, che come signora Maigret fece una specie di favore a Cervi, col quale fu compagna di tanti lavori teatrali. Beh, la Pagnani mi vide recitare con Renzo Ricci in una commedia, un anno dopo fu interpellata lei, quasi sessantenne, per una commedia e per la prima volta in televisione si ricordò di questo ragazzino che aveva visto in teatro e mi volle al suo fianco in questa commedia e quindi io debuttai con Andreina Pagnani, anche lei debuttante, nel 58, nel mese in campagna di Turgenev. Poi fece anche i Giacobini dopo, oltre a Giacobini furono del 60 con un attore che io reputo il più grande che io abbia mai incontrato nella mia carriera, con Serge Reggiani, che fu importato dalla Francia perché parlava abbastanza bene italiano e fu per me un'emozione che non so ripetere. Poi io giovanissimo vedevo questo attore appena uscito dal film Il Casco d'Oro con Simon Signoret e quindi quando me lo vidi arrivare, lui Robespierre, io Saint-Just, ebbi proprio un'emozione così violenta che volevo fuggire. E pensi che è stato distrutto, non c'è più la coppia di Giacobini. Io distruggerei quelli che lo hanno distrutto. Che l'hanno distrutto, ma forse sono già morti, perché una cosa di 40 anni fa erano già persone anziane allora, quindi no, ma cioè, non possiamo essere... Non è stato distrutto per disattenzione, ma forse per una troppa eccessiva attenzione. No, non farei della dietrologia così, perché era già l'epoca del centrosinistra, quindi i Giacobini erano ben visti, indubbiamente. No, poi Giacobini... ne hanno distrutti tanti altri. Sono stati distrutti per caso, per sciatteria, mi creda. Beh, speriamolo. Comunque per me è stato un grandissimo dolore quando ho saputo questo, perché... E ci credo. Non solo forse... È stata la cosa più bella che abbia fatto, perché era permeata di gioventù, avevo tutto il fuoco.
fuoco della gioventù, ma perché c'era tutto il teatro italiano in quella trasmissione e credo fosse uno dei testi più nobili scritti da Federico Zardi che stanno alla base del teatro moderno contemporaneo. Basterà la memoria per molti di noi. Per noi, ma purtroppo però quando noi terminiamo termina il ricordo, se le cose non sono scritte. Ma lei lo bisogna raccontarlo a qualcun altro, esiste quella cosa che si chiama come il tradizione orale. La tradizione. Come il Vangelo, a forza di raccontarlo chissà se è vero. Passiamo al prossimo pezzo. A proposito di teatro, ci sarà Sergio Tofano, meno che nel prossimo. Quindi tutti contenti. Insegnanti in accademia. Bene. Non ve li potete portare appresso. Cosa sono che non ve li potete portare appresso? I soldi. Non ve li potrete portare nella tomba. Questo è il messaggio di questa commedia populista che era stata portata sullo schermo da Frank Capra, niente meno, in quel film che si chiamava L'Eterna Illusione con James Stewart, che forse qualcuno ricorderà. Gli Stati Uniti hanno la Costituzione, che poi in realtà la Dichiarazione di Indipendenza, molto più allegra della nostra, perché comincia dicendo ogni uomo ha diritto alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità. Questo valore, la ricerca della felicità come valore importante, c'è solo nella loro Costituzione. Ed è proprio spiegato ed è proprio approfondito in questa commedia dove c'è questa famiglia povera ma felice, perché anche un po' pazza, perché è composta da dei componenti, ognuno fa un mestiere abbastanza folle e un po' da dilettanti. C'è una ragazza che fa l'aspirante scrittrice, un altro che si occupa di fuochi d'artificio e altri tutti più o meno artisti dilettanti ma felici. Poi si incontrano con una famiglia di capitalisti perché devono sposarsi il figlio e la figlia e c'è questa spiegazione che adesso sentiremo da Sergio Tofano. Tu sei innamorata di Tony e non lo vuoi sposare unicamente perché noi siamo come siamo. No. So quello che dico. Tu pensi che le due famiglie non andrebbero d'accordo e anche questo è possibile. Ma chi ti dice che loro abbiano ragione e noi torto? Non mi sono mai permessa di dire questo, nonno. Però sento che... Ti dirò io quello che sento. È che Tony è un ragazzo troppo caro, perché corre il rischio di svegliarsi un giorno e di rimanere deluso accorgendosi che nella sua vita non c'è che azioni e titoli di borsa. Cosa dite? Deluso? Deluso, sì. Deluso e infelice, proprio come siete voi. Oh, ma io non sono mai stato infelice, signor Vanderloo. Davvero? Ma sì, vi dico di sì. E io non lo credo. Da che cosa credete che dipende il vostro mal di stomaco? Dalla troppa felicità? Voi avete mal di stomaco perché siete costretto a fare un mucchio di cose che non vi interessano affatto. Non ho mai fatto nulla che non mi interessasse. Ma come avete detto ieri sera che dopo una settimana di borsa vi sentite impazzire, e perché continuate ad andarci? Perché continuo ad andarci? Oh bella, perché questa è la mia professione. Non vorrete mica che un uomo cambi professione? E perché no? Dal momento che avete guadagnato quanto vi occorre per vivere, se bisogno c'è di continuare a fabbricare quattrini, tanto non ve li potete mica portare appresso. Per Werner Bentivegna, che è al telefono con noi dal Teatro Greco di Siracusa, il teatro all'antica italiana di Tofano, dato che è stato un suo allievo, sarà un testo sacro, immagino. Ma non è il teatro all'antica, è il modo di recitare. No, il libro che ha scritto. Ah, il libro, sì, ma il libro, si chiamava il teatro all'antica. Sì, è molti anni che è uscito, però. Sì, dovrebbe essere per lei un... Certo, ma è così un frutto, così un canestro di ricordi. Quello che impressiona nel risentire Tofano è la sua modernità, proprio sì. Che di antico... Era un minimalista, vero? Era un minimalista. Diciamo che è un minimalista, però modernissimo, questo certo. Minimo non era il buttato via, era l'essenziale, era il pudore, la discrezione, l'essere bravi con pudore e con discrezione. È vero, senta... un bravo critico, oltre che un bravo attore, Bentivegna. Venga qui al posto di Oreste, pomposo. Invece è più bravo lei. Senta, Bentivegna, tornando rapidamente al nostro alfabeto di Via Teulada, dato che stiamo facendo l'America Via Teulada, a proposito di Tofano, C come camerini per gli attori, c'era ai tempi di Via Teulada, c'era la... C'erano i camerini come C, però c'era una cosa ancora più importante per quel tempo, dato che gli attori in generale...
generale erano tutti abbastanza poveri, non c'era la pubblicità, non c'era quello che oggi può portare un po' di denaro. Ma con la televisione si guadagnava però? No, no, molto, molto, molto poco. La televisione pagava forse meno del teatro, tant'è vero che gli attori la facevano negli intervalli oppure proprio per crearsi un minimo di pubblicità. Io non starò a dire le cifre che posso aver preso perché sono certamente rimarreste certamente a bocca spalancata, soprattutto quando si parla di questa famosa tragedia americana. Posso dirle così. Per dica, quanto ha guadagnato per quella? Meno, molto meno di una piccola macchina sportiva. Per ecco, tutte le puntate? Per tutte mesi, le puntate che erano 3 mesi lavorando giorno e notte. Però le hanno dato tanta, tanta fama e quindi... Ma anche poi... tanta, tanta noia, perché la noia della pubblicità senza il denaro è solo vanità. Il bello del denaro è quando poi si va nella villa, quando si ha la macchina con la scorta, quando si può offrire ospitalità agli amici, ma se si ha i soldi per se stessi è solo una gran noia la gente che ti strappa i vestiti istericamente, soprattutto quando si è giovani, perché alla mia età oggi un complimento è dedicato veramente a quello che sono come attore. Allora era dedicato a un ragazzino come lo dedicano a qualunque ragazzino si presenti oggi pubblicamente. Ma chissà, chissà. Lei sì, è... io di questo ne sono convintissimo. Lei è molto umile e molto saggio. Passo molto la parola saggio. A De Fornari. Abbiamo visto una bella famiglia americana, quella di Non ve li potete portare appresso, adesso vedremo una bruttissima famiglia americana, quella di Piccole Volpi, delle Piccole Volpi. Chi sono le Piccole Volpi, quelle che rovinano i vigneti? E questa è una frase della Bibbia a cui è ispirato questo titolo della commedia di Lillian Hellman. È una specie di, è dominata da questa figura femminile di donna un po' alla Dynasty, ambiziosa e spietata, che per avidità compie un delitto terribile di mancato soccorso al marito che è malato di cuore, marito che lo vedrete adesso, è Giancarlo Sbragia, lei è Diana Torrieri, mentre sullo schermo nel film americano di Wilder, che era molto bello, era Bette Davis, niente meno. La regia è del grande Vittorio Cottafavi, che ha fatto delle cose bellissime in televisione, in Via Teulada, anche ha fatto delle cose, tra cui Maria Zezza, ha fatto anche delle cose importanti per il cinema, i vari Ercole e via dicendo. Buona visione. Lo dissi per avere una scusa per dividere le stanze. Tu mi hai creduta. Che stupido. Io non ho mai capito come potessi essere tanto stupido. Cominciai allora a disprezzarti. Perché non mi hai lasciato? Ti ho detto che ti avevo sposata per una ragione. Rimase sempre l'unica ragione del mio matrimonio. Non era esattamente quello che avevo desiderato, ma era sempre qualche cosa. È curioso, io non ci ho mai pensato. Ma se lo avessi fatto, avrei dovuto capire che tu saresti morto prima di me. Ma come avrei potuto immaginare che ti saresti ammalato di cuore così presto e in una forma tanto grave? Io sono una donna fortunata, Orazio. La sono sempre stata e sarò sempre fortunata. Etty, chiama, chiama Etty, per favore. L'altra boccetta è su in camera mia. Chiama Etty. E dalle Piccole Volpi delle tragedie americane arriviamo alle soap italiane, arriviamo a Incantesimo Bentivegna. Buonasera Bentivegna, di nuovo al telefono. Pensi dove siamo arrivati. Pensi dove siamo arrivati, così rapidamente vorrei che lei in pochi secondi mi dicesse perché ha voluto morire suicida in Incantesimo. Ma è molto semplice, ho voluto morire suicida perché gli scrittori, coloro che scrivono proprio le storie, cioè la storia è ideata nel suo insieme da una certa signora che poi la passa
a un gruppo di storie, non sapevano assolutamente come portare avanti il personaggio. Ho fatto liti e questioni per dare un senso a delle battute assurde, proprio scritte dal portiere anziché dallo scrittore. E a un certo punto non ce l'ho più fatta e ho detto: facciamolo morire. Senta, non c'è finale più polemico e più... Ma più dignitoso. E più dignitoso di questo per lei. Quasi un suicidio artistico. E per noi che la ringraziamo moltissimo, perché adesso molto, sì. La lasciamo all'ascolto dell'ultimo pezzo che Oreste presenterà e che è anche in qualche modo la sigla finale di questa America in via Teulada. Grazie, Wagner Bentivegna, e spero presto dal vivo, come si dice? Chissà. Dal vivo. Grazie. Prego. E siamo arrivati al cinema americano per eccellenza, che non è il western, ma è il musical. Anche via Teulada, anche la Rai ha fatto il musical americana. Ha fatto un grande musical nel 64 con la serie della Biblioteca di Studio 1. Perché Biblioteca di Studio 1? Perché facevano tutto dentro uno studio televisivo, lo Studio 1 di via Teulada, che esiste ancora. E hanno fatto questa biblioteca, che erano i grandi romanzi ridotti in pillole con le canzoni, cioè mettendo i dialoghi sulla musica delle canzoni più note. Era il Quartetto Cetra che faceva tutto, con Falco e Sacerdote. Si facevano tanti romanzi, Tre Moschettieri, Il Conte di Montecristo e via dicendo, un po' come hanno fatto presuntuosamente gli americani l'anno scorso con Moulin Rouge, che secondo me è molto più pretenzioso che non queste cose di 40 anni fa. E tra questi spicca un titolo, Via col Vento. Anche in via Teulada si è fatto Via col Vento in modo egregio, comunque giudicherete voi guardando questa sequenza. Grazie a tutti, grazie a voi che avete seguito e arrivederci. E ti devo parlare. Non vedi, mio caro, che ho il cuore distrutto, io penso sempre a te. Rossella. Ma tu invece non pensi a me. Ma io non... Io t'amo in silenzio, per me tu sei tutto, ma tu non mi guardi mai. Di questo amore, quando ti accorgerai? Sì, sì, penso sempre a te, sì, ma per me sei tu. Sì, sì. Amica e nulla di più, cerca di capire, Rossella. Allora vuoi vedermi col cuore distrutto, ma dimmi qual è il perché, dillo, dillo. Amo Melania, lei è fatta per me. Scoppiata la guerra. Ah, avete ascoltato tutto, eh, vigliacco? Vi detesto. Oh, mi detestate. Un giorno mi dirai: amore, amore. Come vi permettete? E ciò che hai detto a lui. Insolente. Dirai al mio cuore. Non ve lo dirò mai. Chi lo sa, può darsi. Brutto impostore. Un giorno mi dirai, amore, amore. La guerra! È scoppiata la guerra! Ragazzi, è la guerra!